Oggi ci occuperemo di scultura e lo faremo analizzando il gruppo di Apollo e Daphne del Bernini. Prima vedremo una scheda filmata e poi discuteremo. Ma ancora prima di vedere la scheda filmata vi voglio presentare i nostri ospiti, che sono il professor Maurizio Calvesi, storico dell'arte, il professor Franco Fanizza, storico dell'estetica, il professor Maurizio Marini, storico dell'arte, e il professor Flavio Quarantotto, ispettore per l'educazione artistica del Ministero della Pubblica Istruzione. Adesso vediamo questa scheda sul Bernini. Tenera e nuda il Dio la piega e sente che la resiste come se combatta. Tenera cede il seno, ma dal ventre in giuso quasi fosse radicata, ella sta rigida e immota in terra. Attonito l'amante la disserra: ahi, lassa Daphne, carbore sei fatta. Così D'Annunzio, forse proprio con l'occhio rivolto al marmo di Bernini, ha reso sensibile la disumanazione, la trasformazione di Daphne in alloro, della ninfa che, amata da Apollo, volle sottrarsi all'amplesso col dio. Il poeta rivive la situazione descritta da Ovidio nelle Metamorfosi, scoprendo le sensazioni più riposte di Daphne, unica e vera protagonista del racconto di Aretusa nell'Alcione. In Bernini, invece, i protagonisti sono due, effusi nell'evento. Sono essenziali l'uno all'altro, logicamente e visivamente correlati in una struttura fatta di richiami e compensazioni assai stretti. La figura di Apollo si sviluppa lungo un asse verticale, perpendicolare al suolo. Daphne realizza un arco, i cui estremi, piede e capo, convergono al piede e dal capo di Apollo. Lo scultore ha registrato il primo irrigidimento di Daphne, quello del radicamento nel terreno, e quindi il blocco improvviso della corsa, che continua nella tensione del bacino incurvato, non ancora ricoperto dalla corteccia, e nella spinta in alto del braccio, le cui mani sono già rami rivestiti di foglie. Il senso del moto in Apollo è dato quasi esclusivamente dal panneggio, il torso è appena sbilanciato. È la struttura di riferimento della situazione di Daphne. A questa la lega la specularità della posizione delle braccia, che costituiscono nell'insieme uno sviluppo lineare che attraversa e connette ulteriormente in gruppo le due figure. Speculare all'angolo prodotto dal prolungamento delle linee di sviluppo delle braccia è quello, nel quadrante inferiore, determinato dalle linee che collegano la gamba destra di Daphne e quella sinistra di Apollo, l'una in moto bloccato, l'altra in un resto di moto sviluppato. La situazione rende con fedeltà il testo di Ovidio. Rivolta al padre la preghiera, subito una pesante inerzia le invade le membra, il tenero petto si copre di verde corteccia, i capelli si sviluppano in fronde, le braccia in rami. Il piede, finora tanto veloce, si blocca fermo nelle radici. Il capo si fa cima dell'albero. Di lei resta sola la splendida bellezza. La costruzione berniniana rappresenta dunque una transizione. Il passaggio dallo stato umano a quello vegetale, ma con uno scarto nei confronti del testo latino, uno scarto che per qualche aspetto può essere significativo. Lo scultore fa coincidere la metamorfosi con il tocco della mano di Apollo sul fianco di Daphne. Ovidio mostra che questa è già avvenuta quando, positaque instipite dextra, senti taduc trepidare, novo subcortice pectus. Cioè quando, poggiata la mano sul legno, senta ancora palpitare la vita sotto la recente corteccia. Questa coincidenza, giustificata dal genere scultoreo, connette ciò che è stato originariamente pensato come un prima e come un poi. Nella convergenza degli estremi che si realizza nello spazio, si innesta la convergenza dei termini temporali, a rendere, con eloquente consapevolezza, tenuto conto della sapienza richiesta all'artista, non il suggerimento o l'esito finale di un moto, ma l'azione nella sua durata, il divenire in quanto tale, la dinamica delle strutture spaziali lungo l'asse del tempo. Lo strumento espressivo di Ovidio e di D'Annunzio è la parola, e la parola si sviluppa naturalmente nel tempo.
Come frase che ha inizio e fine, la parola non può bloccare o bloccarsi nel suo flusso se non a costo di farsi silenzio e di negarsi, sicché il divenire, la trasformazione, il mutamento delle situazioni sono per sostanza affini al dire. Non così per l'arte figurativa, che per esprimere il diversificarsi delle cose ha dovuto per lo più bloccare come in un'istantanea lo svolgimento dei fatti, affidandone il compimento alla mente del lettore. Oppure, ma siamo già dopo Balla e Boccioni, ha dovuto assumere il segno come conseguenza e registrazione, ormai fissata nel dripping, si pensi all'ultimo Pollock, o nel taglio di Fontana, del moto già compiuto, del gesto già consumato dell'artista, ed ha affidato al lettore la ricostruzione dell'evento. Bernini, appena 25enne, lavora all'Apollo e Daphne tra il 1622 e il 1625. Nel 21 Galilei è cooptato nell'Accademia dei Lincei. Nel 26 muore Francesco Bacone. Il secolo, che pure si apre con il martirio di Giordano Bruno, segna la costituzione della scienza come investigazione sulla struttura dell'universo macro e microscopico, come indagine sistematica del mondo fisico, e fa proprio il campo delle tre dimensioni classiche dello spazio, le uniche quantificabili con gli strumenti orora messi a punto. All'arte della figura, fino a poc'anzi mezzo e funzione di conoscenza, resta la grandezza temporale. Fiorisce l'arte degli orologi meccanici e con essi anche l'ossessione del Rui Tora. Ne è emblema l'orologio da rote di Ciro di Pers. Mobile ordigno di dentate rote, lacera il giorno e lo divide in ore, ed ha scritto di fuor con fosche note a chi legger le sa: sempre si more. L'arte, ora complementare o alternativa alla scienza, introduce modernissimamente l'incremento temporale nella realtà. Il tempo è modo della vita. Essere è mutamento, cioè movimento, traslazione, trasformazione. E questo è essenza del barocco. Per Newton, a più di 60 anni dalla scultura berniniana, il tempo è, in sé e per sua natura, senza relazioni con alcunché di esterno, e scorre uniformemente. La scienza, fino a Mach e ad Einstein, resta dietro all'arte, dimentica di Agostino, che misurava il tempo nella sua anima. Bernini lavora su due versanti: la stretta unitarietà concettuale del gruppo e la molteplicità dei piani e degli angoli della visione. Ne deriva la narrazione. Applica a quest'opera, concepita appunto come rappresentazione, le regole teatrali dell'unità di luogo e di azione. Trasferisce al marmo la natura della parola. L'azione si fa successione di scene e di momenti grazie alla luce. Al suggerimento dell'andamento della visione da sinistra a destra, dal basso verso l'alto, corrispondono i momenti dell'inseguimento, della fuga, della metamorfosi, dello straniamento e del dolore di Daphne. Bernini usa getti di luce come fotogrammi. Con questi anima la materia, ne fa sequenza narrativa, crea sviluppi e richiami e citazioni, sospensioni e riprese, come in una sorta di racconto scenico. E chiude l'opera in un progetto che agisce, saggiandole, sulle corde più profonde di chi guarda, e lo chiama, con straordinaria anticipazione dei tempi, alla realizzazione di quel processo che lega nel fenomeno dell'arte, con pari essenzialità di ruoli, il poeta, l'opera, il fruitore. S'agita invano, l'atto della fuga invan le torce il fianco, si disperde il senso di sua vita nella terra. E l'amante deluso ancor la serra. Ahi, lassa Daphne, chi ti trasfigura? Professor Calvesi, quale uso fa il Bernini della materia? Il Bernini è un virtuoso della materia. D'altra parte, il tema di questa scultura, Apollo e Daphne, è il tema della trasformazione di una materia in un'altra, cioè la carne morbida, serica di questa fanciulla che si trasforma in vegetazione. E questo è un tema che certamente stimolava questo virtuosismo
materico del Bernini, proprio l'idea di riuscire a rendere non solo le differenti materie attraverso la differente impronta del modellato, la differente incidenza della luce sul modellato stesso, ma anche quei trapassi da una materia all'altra che ci riportano a questo ideale del metamorfismo, cioè della trasformazione dinamica che risale alle metamorfosi di Ovidio, ma che trova un corrispondente anche nella scienza dell'alchimia, allora diffusissima, questa ideologia della trasmutazione, questa utopia della trasmutazione della materia, cioè dalla materia vile alla materia nobile, dal piombo all'oro, e l'arte in fondo nel pensiero di quest'epoca era una sorta di alchimia, era una sorta di attuazione della ricerca di trasformazione e realizzazione, nobilitazione della materia. Professor Marini, quali i rapporti con Michelangelo e con Pietro Bernini? I rapporti con Pietro e con Michelangelo sono di ossequio e di rifiuto, possiamo dire, come tutti i figli d'arte. In fondo Michelangelo, cioè Bernini, è figlio di Pietro, che è scultore toscano, manieristico, formatosi sugli esempi appunto del post-michelangiolismo. È il primo a intuire la capacità appunto di una materia che inizia a impreziosirsi, quindi è il primo a tentare delle operazioni, magari avvalendosi anche della bravura del figlio per assottigliare queste fronde, come capita nelle opere di collaborazione, per esempio nel Fauno del Metropolitan o nelle Quattro Stagioni, che sono qui in collezione privata a Roma, oppure come capita nell'Enea Anchise, cioè tutti i momenti in cui Gian Lorenzo, appunto affiancandosi a Pietro, ne percepisce proprio questa pietra, la trasmutazione di questa pietra in scultura. E soprattutto rispetto a Michelangelo, è il primo che tenta di andare oltre Michelangelo. Cioè Michelangelo, se pensiamo al suo David, è una figura bloccata in un attimo potenziale, mentre Bernini nel suo David, appunto anche quello fatto per il Borghese, come l'Apollo e Daphne, più o meno negli stessi anni, dai 22 e 25, coglie l'azione in atto. Quindi l'intervento di Bernini è quello di scoprire che le cose non sono quasi mai ferme, ma sono quasi sempre in movimento. Professor Fanizza, quali le eredità ellenistiche, i preannunci barocchi nella naturalezza del Bernini? Questa domanda, per quanto in apparenza molto generica e quindi tale da essere proprio per questa genericità pericolosa, mi pare che d'altra parte offra la possibilità di ulteriori approfondimenti della poetica di Bernini e, per quanto mi riguarda, dell'estetica, direi pure, dello stesso Bernini. Cioè, a me sembra che il breve riferimento che il professor Calvesi faceva alle metamorfosi di Ovidio possa essere ripreso nel senso appunto della eredità ellenistica. A che cosa penso quando dico questo? Penso, per esempio, per limitarmi alla scultura, alle descrizioni di Callistrato, no? Dove cioè l'opera scultorica viene completamente al limite, completamente risolta nella parola. Callistrato, come si sa, era un tardo sofista come i Filostrato, che fecero la stessa operazione tra il secondo e il terzo secolo d.C. sulle pitture. Entrambi sono rappresentanti di, potremmo dire, una critica d'arte che, come accennavo prima, tende a risolvere la materialità dell'opera nella parola. Più esattamente, l'opera viene ispirata dalla parola, come nel caso appunto dell'Apollo e Daphne, e mantiene, per così dire, questo, su se stessa opera, questo privilegio della parola. Quindi è possibile leggere Apollo e Daphne come fatto letterario? Ma certamente.
Il professor Colvesi faceva riferimento alla trasmutazione della materia e il professor Fanizza parlava appunto della ispirazione letteraria. In effetti questa è innanzitutto una traduzione da Ovidio in marmo, dalla parola al marmo. C'è però un fatto, la parola si svolge naturalmente nel tempo e l'ascoltatore è costretto a mantenere viva nella sua mente ancora la prima parola nel momento in cui ascolta l'ultima. Vale a dire, deve ricostruire a posteriori tutto un percorso che si è svolto nel tempo. Ora, questo gruppo, a differenza degli altri della Borghese, che si presentano così comprensibili a prima vista, già da un solo sguardo si riesce a intuire le situazioni, questo gruppo non consente l'immediata percezione della complessità delle situazioni. Bisogna girarci intorno, perché altrimenti o vien meno la mano o vien meno la visione dei capelli che si trasmutano in foglie o vien meno la fuga di Apollo e così via. Ecco, questa scansione dei tempi è tipica del teatro, è tipica della letteratura. Questa è un'opera che vuole porsi come narrazione e quindi come fatto letterario, ovviamente nei termini che può consentire la traduzione in marmo. Professor Calvesi, quali i sottintesi morali dell'Apollo e Dafne, anche il rapporto con l'epigrafe di Maffeo Barberini? Sì, questa epigrafe tende a moralizzare l'episodio rappresentato da Bernini dicendo che appunto chi si lascia dominare dall'amore carnale poi sostanzialmente è punito, stringe non già la carne ma degli sterpi, no? Ecco, questa diciamo inclinazione moraleggiante, però è, direi così, di comodo, è qualcosa di sovrapposto all'opera di Bernini, perché l'opera di Bernini in sé non esprime questo senso di contrizione, questo senso di peccato, questo senso di pentimento, al contrario, semmai esprime una vitalità abbastanza edonisticamente manifestata e quindi diciamo separerei questa epigrafe dal reale contenuto immaginativo di quest'opera, che semmai suggerisce altri pensieri, non so, questa l'amore che si trasforma in poesia. Professor Marini, Apollo e Dafne può rappresentare l'introduzione alla nuova estetica barocca o a un nuovo approccio con la classicità? L'Apollo e Dafne, così negli anni in cui si realizza, appunto tra il 22 e il 25, rappresenta un nuovo modo di concepire l'estetica. Vorrei, mi si passi l'accenno autobiografico, quando ero un bambino e andavo con mio padre alla Galleria Borghese, rimanevo sempre colpito, ovviamente dalla mia altezza, dai piedi di Dafne che si trasformavano in radici e queste radici di marmo affondavano in un altro marmo. E poi, come diceva 48, girandogli attorno mi accorgevo che cambiava ancora. Quindi questo cambiare ancora, poi quando sono arrivato all'età della ragione, nel profilo di Apollo ho visto l'Apollo del Belvedere e ho visto delle citazioni appunto dalla pittura di Tiziano e da tante altre cose. Quindi ho capito l'estrema vitalità e, come diceva Calvesi, la straordinaria componente teatrale e vitalistica dell'arte di Bernini, una scultura che vive nella luce e che cambia completamente da un momento all'altro, cioè diventa marmo, diventa scorza rugosa dall'oro, diventa fronda mossa dal vento, diventa occhi azzurri, diventa capelli biondi, e quindi mostra proprio la straordinaria vis scenotecnica di Bernini, appunto, cambiando il punto di vista di volta in volta diventa sempre un'altra cosa, e contemporaneamente mostra di aver inglobato in se stesso appunto la classicità, il teatro, la pittura e così via. Anzi, io sono arrivato a concepire sulla base di taluni rapporti, per esempio, che Bernini spesse volte fa ritratti di personaggi in pittura, quando Urbano VIII, appunto, Maffeo Barberini, che è l'autore dell'epigrafe, diciamo, sarà Papa, lo solleciterà a dipingere, in quel momento lui farà ritratti di personaggi di cui poi eseguirà la scultura. Credo addirittura che questo con il disegno sia una componente cromatica che Bernini cercava a tutti i costi anche nella pittura, quindi il disegno colorato o il dipinto che egli realizzava dello stesso personaggio gli serviva poi per trasfondere colore nel marmo, e questa probabilmente è proprio la dinamica più,
più assurda della trasmutazione barocca, appunto tutto diventa mobile sotto gli occhi e materia preziosa sotto le mani di Gian Lorenzo e sotto i suoi seguaci. Il marmo si piegherà come cera, poi se proviamo ad alzarlo invece pesa qualche tonnellata. Professor Calvesi, mi rendo conto che una domanda come le farò rispondere sinteticamente è un po' difficile. Ecco, ma se volessimo sintetizzare, quali sono le caratteristiche salienti del barocco berniniano? Appunto, mi pare che l'abbiamo già detto. Diciamo, questa visione barocca si potrebbe riallacciare, in sostanza, rispetto a Caravaggio, perché dobbiamo pensare che in fondo il capitolo precedente è Caravaggio, che è questo pauperismo, questo amore della realtà povera, questo chinarsi verso anche le miserie della società. E invece, diciamo, con Bernini c'è un totale rovesciamento, c'è un trionfalismo dietro a questa manifestazione di vitalità, c'è appunto un ottimismo, c'è un recupero del classicismo, direi un classicismo arricchito, attraverso questo arricchimento squisito di materie, di movimenti, questo trapasso, diciamo, dalla drammatica tensione di Michelangelo, perché rispetto, diciamo, a quella che era stata la stasi relativa della visione quattrocentesca, Michelangelo introduce con il contrapposto delle forme una tensione. Questa tensione, direi che in Bernini si scioglie in movimento, diventa movimento in atto, diventa dinamismo, e questo fa parte dell'eliminazione del dramma. Ecco, il dramma non c'è più, non c'è più il lamento, non c'è più appunto il pentimento, e c'è semplicemente questa esplosione trionfale di vitalità che corrisponde a un momento di trionfo della Chiesa Cattolica, insomma, in sostanza la grande colonnato di piazza San Pietro, ideato appunto dallo stesso Bernini, queste due grandi braccia che abbracciano questa ecumene cattolica, questo mondo cattolico che si sente maggioritario, trionfante di questa lunga battaglia sul protestantesimo. Questa restaurazione di un certo fasto alla corte pontificia, per esempio, c'era stato negli anni del Caravaggio una tendenza pauperistica supportata da mistici, diciamo, milanesi come il Borromeo o dagli oratoriani del Baronio, cioè tutto questo era stato superato, c'era stato un ritorno proprio al fasto rinascimentale, e quindi il dinamismo, la sovrabbondanza del barocco, Bernini è il barocco, è il massimo interprete del barocco, e tutto ciò a sua volta interpreta questo momento trionfale, vittorioso, ottimistico della Chiesa. Non si mostrano più allo spettatore, al credente, al fedele, le terribili minacce che mostrava Michelangelo con il giudizio universale, le terribili minacce dell'aldilà, dell'inferno, ma si mostra il paradiso, si aprono visioni paradisiache di cieli, diciamo, nella quale il virtuoso, il fedele è assunto per partecipare di questa perenne gioia celestiale dell'aldilà, di cui nella vita terrena si ha già un anticipo. A questo proposito voglio dire, più che dire, suggerire il rapporto molto stretto che esiste tra quello che si chiama l'estasi berniniana, cioè l'estatico in questo senso, e l'estetico come tale. Ecco, Calvesi diceva, in Bernini non si ritrova più la terribilità michelangiolesca, diciamo che si trova la terrestrità e la realizzazione dell'estetico nella sua terrestrità, senza rinvii, per così dire, oltre se stesso. Ecco, l'estasi berniniana mi pare che abbiano questa caratteristica di essere nello stesso tempo estetico, nel senso pieno e direi diffuso, anche diffuso del termine. Professor Marini, torniamoci un po' alla didattica. Ecco, quali possono essere l'utilizzazione e il valore didattico dell'opera? Bernini, come dicevamo prima, non solo nella Bolle e Daphne, ma in genere in tutte le cose che egli fa, suggerisce soluzioni nuove, approcci nuovi alla materia. Ecco, per esempio, io qui tra le mani
ho un libro che non a caso è i testi di Urbano VIII quando era cardinale, sono gli, e Bernini naturalmente ha curato il disegno per un'incisione preparatoria, ha curato la grafica, né più né meno concependo degli spazi come addirittura delle caselle architettoniche, ha curato di eseguire e di suggerire altre immagini del pontefice, questo è sul suo disegno, questo è sempre sul suo disegno, e poi appunto ha confezionato questo libro con le api berniniane, dove ancora torna il tema della vanitas fuga, eternità di Samor in rapporto ad Apollo, e quindi ecco, Bernini è un uomo su cui si può continuare a lavorare all'infinito, i suoi suggerimenti sui tempi riguardano anche la musica, non a caso le sue pièce teatrali erano sempre accompagnate da musiche, e le sue ricerche sul colore o sulla scenotecnica sono basate sugli effetti di luce straordinari. Sappiamo che riusciva a far apparire fuochi e fiamme, incendi, inondazioni, e quindi si tratta di una scenotecnica avanzatissima, al di là dell'encomiastica del tempo. E la didattica berniniana appunto finisce per coinvolgere, come dicevano gli amici qui presenti, la ricerca sul barocco, perché in fondo Bernini ha gettato la sua luce e non la sua ombra su tutte le teorie. Lo stesso Borromini, in fondo, che è il suo antagonista in un campo ben angolato come quello dell'architettura, si forma anch'egli presso Bernini, perché Bernini lo prende con sé nel cantiere di San Pietro e poi suggerisce a Urbano VIII di affidargli il cantiere di Sant'Ivo alla Sapienza, precisando bene che non sia una piazza morta, cioè evidentemente Gian Lorenzo stima molto questo suo futuro antagonista e vuole che lavori, che non sia il cantiere di Sant'Ivo una piazza morta. Basta pensare poi appunto al connubio tra le arti appunto operato da Gian Lorenzo in Piazza Navona col contributo di Rainaldi e di Borromini per capire appunto qual è l'estetica e l'estatica dell'immagine della città barocca, quindi dal verbo di Giambattista Marino alla solarità totale della città di Roma. Professor Calvesi, io vorrei che lei concludesse questo incontro sul Bernini. Personaggio sempre accetto, sempre ben accetto, non così il barocco. Quindi già nel Settecento ci fu con il neoclassicismo una fortissima reazione al barocco e questa ostilità verso il barocco è ancora presente nel celebre libro di Benedetto Croce, L'età barocca. Benedetto Croce considerava addirittura tutto il secolo negativamente, poi è stato un secolo di sommi ingegni, basta pensare in pittura a Rembrandt, a Velázquez, eccetera. Però c'era questa ostilità contro il Seicento come il secolo del barocco. Diciamo, nello stadio evolutivo del gusto, anche a livello di persona, ciascuno di noi attraversa una fase, diciamo, infantile del gusto, in cui ciò che è di buon gusto, ciò che piace, è identificato con ciò che è sobrio, con ciò che è lineare, con l'ideale fiorentino, la pittura primitiva o tutt'al più il 400 fiorentino. Tutto ciò che è sovrabbondante è di cattivo gusto. Ecco, questa semplificazione ha operato nella stessa storia, diciamo, del gusto dell'Ottocento e poi del Novecento, è stata superata soltanto da alcuni decenni. Oggi, diciamo, a livello di storia dell'arte nessuno si sogna più di condannare il barocco, e però io continuo a incontrare persone che hanno questa idiosincrasia invincibile per il barocco. È un fatto che si può, diciamo, vincere soltanto attraverso un'educazione culturale. Appunto questa idea che il sovrabbondante sia di cattivo gusto. Certo, può essere di cattivo gusto, ma può essere anche straordinariamente bello, come è bello il barocco berliniano.